Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con Weekend Sport. La puntata di oggi è interamente dedicata alla solidarietà, all'inclusione, alla beneficenza e allo sport. Ospitato nei giorni scorsi all'oratorio di Cerano, Diversamente Dolce, progetto al quale hanno preso parte le classi quarte e quinte della scuola elementare Pacifico Ramati, i ragazzi della cooperativa sociale La Cometa e altre realtà del territorio. Diversamente Dolce con il pasticcere solidale Luca Antonini. Ci troviamo all'oratorio di Cerano dove per l'occasione sono stati preparati dei dolci dai ragazzi delle scuole elementari dell'Istituto Pacifico Ramati insieme ai giovani, anche un po' meno giovani ragazzi della Cometa. Sì, è stata una bellissima giornata, a me piace proprio fare questo genere di eventi, i ragazzi danno sempre il massimo quando vengono coinvolti e quello fa molto piacere. E sì, anche i ragazzi della Cometa effettivamente sono stati più che sul pezzo. Diversamente Dolce parte da Omegna, come è nata questa idea? È nata durante il periodo dell'Expo di Milano, dove il comune di Omegna ci aveva concesso, incomodato di uso gratuito, un locale per fare proprio degli eventi, dei piccoli corsi. E in un'occasione di questi laboratori c'era un ragazzo con la sindrome di Down che a fine giornata era talmente felice che mi ha fatto scattare la voglia di fare qualcosa in più. E da lì è nata l'idea del Diversamente Dolce, del pasticcere solidale. Nel tempo abbiamo fatto dei piccoli eventi che sono cresciuti anche secondo me a un livello interessante, nel senso che appena dopo il crollo del Ponte Morandi siamo riusciti con 3 eventi a reperire i fondi per mandare a scuola i figli di un uomo che purtroppo ha finito il suo percorso terreno in quel momento. E la famiglia ancora oggi è in contatto con me, ogni tanto ci scriviamo ed è stato emozionante forse più per me che per loro. E la cosa bella anche in questi progetti è proprio l'inclusività, dove le barriere si abbattono, anzi non ci sono per niente. È vero, guarda, ma non è come stare con loro che ti accorgi di questo. Come dice Simona Azzori anche nei vari read che fa, lei dice gli ostacoli siamo più noi che ce li poniamo. Invece poi quando vivi con loro, quando collabori con loro, ti rendi conto che hanno una forza interiore che supera qualsiasi altra forma, diciamo, di, definiamola debolezza, non lo so, ditelo voi. Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato, Diversamente Dolce. Com'è andata? È andata benissimo. Grande entusiasmo da parte di tutti i bambini delle elementari, degli sportivi che hanno partecipato oggi alla manifestazione, del pasticcere che da Omegna è venuto apposta per fare questa cosa insieme ai bambini delle elementari e ai ragazzi della Cometa. Ed è un progetto di grande integrazione, di grande supporto ai nostri ragazzi. Ho visto lavorare i ragazzi della Cometa insieme ai bambini delle elementari. E devo dire che sono stati veramente molto bravi, sono proprio dei bravi pasticceri. Sì, noi li addestriamo sostanzialmente con l'attività lavorativa che facciamo, a lavorare in team, a lavorare in gruppo, che poi è, diciamo così, quello che ci consente il modello lavoro con loro. Il fatto di poter lavorare insieme li supporta da un punto di vista sociale e non solo. E qua hanno messo in pratica quello che sostanzialmente facciamo tutti i giorni nella sede della Cometa. Hanno collaborato con i ragazzi proprio in quello spirito. Quanti ragazzi ci sono oggi della vostra associazione? Sono 8 ragazzi che hanno partecipato di varie età. La maggior parte sono giovani, ventenni, ma c'è anche Daniele che ha 67 anni. Sono molto contenta di questa giornata che è stata organizzata con l'associazione La Cometa del signor Cusaro e sono stata contattata dal signor Eros Pavon per attuare una giornata di solidarietà e di inclusione per tutti i bambini facendo riferimento ad un'attività speciale, quella del pasticcere solidale. Oggi i nostri bambini hanno fatto i biscotti, dei biscotti, qui c'è un profumo bellissimo, inebriante, hanno fatto dei biscotti bellissimi, tutti insieme, allegramente, senza diversità. Questa è un'iniziativa che è nata dai miei amici
Franco Cusaro, l'Eros e il Luca, che hanno proposto di usare questa struttura che noi diamo volentieri, perché nel nostro progetto l'oratorio Centro Gioventù deve essere un luogo aperto a tutti, attento ad ogni dimensione della vita, specialmente in questi giorni, quella un po' del disagio, delle difficoltà di inserirsi nel contesto comunitario. Quindi è bello questa iniziativa, che coinvolgiamo i ragazzi di quarta e quinta elementare della nostra scuola, e poi questa bella idea di fare dei dolci, ma soprattutto riflettere su quello che è il disagio e magari come può essere integrato nel modo di vivere insieme. Grazie alla bontà anche della vostra associazione, questo pomeriggio sono stati dati tre assegni molto molto importanti. Sì, noi abbiamo partecipato a questa manifestazione dando il nostro contributo, che è stato di 1.000 euro, come sapete, e che è stato ovviamente dato alle associazioni. Io, nello specifico, noi l'abbiamo dato a due associazioni. Avete contribuito a una bella donazione a un'associazione per aiutare chi è meno fortunato. Sì, effettivamente abbiamo voluto partecipare a questa iniziativa perché la riteniamo fondamentale per avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato e al mondo della disabilità e farlo conoscere approfonditamente. E quindi abbiamo voluto contribuire, pur essendo noi un'associazione di volontariato, contribuire a sostenere un'altra associazione di volontariato. Ospiti d'eccezione, il campione mondiale di sci nautico paralimpico Daniele Castioli e la triatleta della nazionale italiana Monica Cibin. È stata veramente emozionante da tanti punti di vista conoscere anche Daniele, tutti i bimbi che comunque ti guardano con quegli occhi, ti fa comunque sempre emozionare. È sempre un piacere raccontare le mie esperienze e spero di trasmettere qualcosina, qualche un pizzico di passione anche a loro. Cosa hai raccontato oggi a questi giovani, ma anche già grandi ascoltatori? Ho raccontato la mia storia da triatleta, la mia storia sportiva che dura comunque da 31 anni, quindi cose da raccontare ce ne sono. una cosa che vuoi dire anche a noi? Della tua carriera. È stata una carriera lunga, e non è da tutti comunque rimanere in uno sport, soprattutto ad alti livelli, per tanti anni. Quindi è uno sport che comunque ti prende, ti appassiona, è uno stile di vita. Quindi lo consiglio a tutti, non vi spaventate che uno magari vede il triathlon come una cosa impossibile, invece basta allenarsi come tutti gli altri sport ed è per tutti. Adesso cosa fai? Adesso, oltre a fare la mamma, cerco di continuare a fare questo sport perché è una passione, come dicevo prima, e non riesco ad abbandonarlo, quindi con altri obiettivi un pochino più ridimensionati, però lo sport fa sempre parte della mia vita e sto insegnando anche questo al mio bimbo. Stai seguendo le orme della tua mamma, sei già un triatleta così giovane e sicuramente così bravo. Sì, noi che mi hanno premiato per essere il più giovane atleta. Bravissimo! E mi hanno dato anche la coppa e la medaglia. È molto bello, è sempre interessante incontrare i ragazzi e io credo che molti più adulti, anche chi non ha figli o chi pensa di non avere a che fare con l'educazione, debba dedicarsi all'educazione, perché qua è in gioco il futuro del nostro paese, delle nostre comunità. Quindi per me è un onore e anche una cosa gratificante. Tra l'altro li hai anche intrattenuti benissimo e si sono anche appassionati, magari a uno sport che per loro non è così sentito. No, esatto, ma è importante appassionarli alle cose. Abbiamo gli adulti che sono in calo di passione su tutto e questo purtroppo a volte ha una ricaduta sui ragazzi, invece è interessante incuriosirli, perché poi se trovi le chiavi giuste i ragazzi restituiscono delle cose straordinarie. Oltretutto lo sci nautico qua in provincia di Novara ha la sua casa naturale nazionale, perché il centro federale è a Recetto, e quindi sai mai che qualche giovane promessa era nel corpo di questi ragazzi che mi hanno ascoltato oggi. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, un buon weekend e vi do appuntamento a sabato prossimo.